Una pregevole reazione, primo tempo per almeno mezz'ora in difficoltà con una buona Cavese, poi una reazione rabbiosa determinata che le sarà sicuramente piaciuta. Sì, dobbiamo superare questo handicap iniziale che abbiamo attualmente in queste due partite, però abbiamo dimostrato un carattere che è quello che noi volevamo. Se l'avessimo avuto all'inizio del campionato era in testa alla classifica. Seconda rimonta consecutiva che vi porta a un punto dal terzo posto, segno che comunque il mercato caratterizzato da tanti innesti sta dando i frutti sperati. Non è che anche lei mi vuole togliere il sogno. Vincendo la prossima o l'altra arriveremo anche terzi, ma fin quando il campionato e i punti non ci diranno che non possiamo arrivare in testa, noi rimediamo ad arrivare in testa. Questo è lo spirito che hanno i nostri giocatori. Credo che la confortano le risposte dei tanti nuovi, avete guadagnato centimetri, chili lì in difesa e questo sicuramente ha pesato. C'era un cliente particolare, De Rosa, che ha realizzato un gran gol. Ma sì, ma infatti diciamo che siamo riusciti a stabilizzare la difesa, che era forse quello uno dei punti che sono stati deboli all'inizio del campionato. I nuovi innesti ci hanno dato sicurezza e quindi la squadra sta dando i suoi frutti. Certamente abbiamo sofferto nella fase iniziale, ma credo che nel secondo tempo siamo usciti alla grande. Le chiedo un giudizio anche su Citro, due splendidi gol nelle ultime due partite, un giocatore che spesso aveva faticato a trovare spazio perché è davanti a Tiscione. Ma no, ma non è che non abbia trovato spazio, sia Citro, Saraniti e Tiscione è il nostro tridente, quindi noi abbiamo puntato su tutti e tre, sono tre grandissimi giocatori e ognuno di loro ha delle caratteristiche particolari, ma lui ci ha dato sempre gol e grandi soddisfazioni. Gara caratterizzata peraltro da grandi iniziative personali, molto bello il gol di De Rosa, splendida la punizione di Avola che vi ha regalato il 2-1. Sì, devo dire che la punizione di Avola è stata bellissima, ma guardi che quello che mi è piaciuto è la determinazione, la concretezza che nel secondo tempo la squadra è riuscita a dare, e quindi a crederci fino alla fine, quello che chiedo io ai miei ragazzi. Avete recuperato 8 punti nelle ultime 3 partite alla Gelbison, che appare in netta flessione, se lo sarebbe aspettato dopo quel girone d'andata in cui era stata assoluta protagonista? Guardi, sicuramente le mie dichiarazioni daranno un po' fastidio, ma io me lo aspettavo. Il discorso, secondo me, è che la crisi che noi abbiamo avuto, da un lato sono contento, l'abbiamo anticipata. Io sono convinto che tutte le squadre avanti passeranno un momento di crisi e quindi noi dobbiamo approfittarne. Quello che è importante è che noi fino alla fine del campionato non possiamo permetterci dei cali.